La legge numero 76 del 20 maggio 2016, la cosiddetta legge Cirinnà, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento le cosiddette convivenze di fatto e unioni civili. Vediamo nel dettaglio i due istituti. Per unione civile si intende il legame affettivo stabile tra due persone dello stesso sesso maggiorenni, formalizzato mediante dichiarazione resa innanzi all'ufficiale dello Stato civile alla presenza di due testimoni. Per convivenza di fatto si intende invece la stabile convivenza tra due persone anche di sesso opposto unite da legami affettivi di coppia. Vediamo ora quali saranno le implicazioni pratiche che la legge 76 del 2016 determinerà nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro. Le informazioni relative allo stato civile del lavoratore necessarie al momento dell'assunzione e nel corso della gestione del rapporto di lavoro dovranno ora essere assunte anche in capo al partner dell'unione civile, con la conseguenza che il datore di lavoro applicherà tale istituto anche a quei lavoratori che ne abbiano già usufruito. L'equiparazione dell'istituto delle unioni civili al matrimonio comporterà l'estensione alle unioni civili di tutta la normativa prevista in caso di sospensione del rapporto di lavoro a favore del coniuge. Quali ad esempio le disposizioni in materia di permessi per l'assistenza al coniuge disabile, le disposizioni in materia di permessi in caso di lutto e la priorità a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time in caso di assistenza al coniuge affetto da patologie oncologiche. Troveranno altresì applicazione nei confronti delle unioni civili gli articoli 2110 e 2118 del Codice Civile, che consentono in caso di decesso del lavoratore la possibilità per il partner unito civilmente di conseguire il TFR e le spettanze di fine rapporto. Agli uniti civilmente si estenderà la disciplina prevista per gli assegni per il nucleo familiare e la normativa applicata in caso di detrazioni per i familiari a carico. Per concludere, due ultime precisazioni. In caso di celebrazione di un'unione civile, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro fino ad un anno dalla celebrazione dell'unione civile stessa. E nel caso di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo, bisognerà tener conto dell'unione civile nella determinazione dei carichi familiari. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata.